si può dire che le mascherine ci devono ancora servire per tanto tempo, però c'è uno spazio, c'è un momento in cui oggi in un qualche modo riprendiamo e sono ben contento di poter dire che molti sono ritornati nei luoghi di lavoro, molti ci siamo rimessi in moto, anch'io stesso sono in ufficio dopo tanto tempo e in un qualche modo la vita ricomincia con le regole che tutti ci siamo detti. Quindi salve a tutti, buongiorno a tutti, sono ben contento di essere qui con voi. Ancora queste settimane abbiamo avuto il Coronavirus Challenge la settimana scorsa, un grande successo di networking, di persone, migliaia di persone si sono collegate con questo finale bellissimo con l'intervista a Stefano Zamagni, quindi siamo ben contenti di ricominciare Casa Fandelici, che continuerà almeno fino alla fine di giugno. Tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, continueremo a ragionare insieme e a conoscere persone. Oggi abbiamo un esperto, un grande amico, un amico che io ho conosciuto al Festival del Fundraising. Io l'ho incontrato per la prima volta al Festival del Fundraising, al bar, prendendo un caffè insieme, e da quel momento lì in poi, in qualche modo, ci siamo sempre sentiti e risentiti. E sono molto onorato che è una persona molto nota e molto brava e molto competente nel mondo del non profit, ma in generale della cittadinanza italiana, della civiltà italiana, uno che ha fatto numerose battaglie, che è stato sui giornali parecchie volte per battaglie, condivisibile o meno lo decidete voi, sia qui con me a chiacchierare di non profit e di fundraising. Quindi sono molto contento di avere con noi Marco Cappato. Marco, ci sei da Roma? Eccolo qua. Ciao Valerio, sono a Milano però. Milano. L'ultima volta ti ho visto a Roma, ma mi sono sbagliato. Eravamo in trasferta entrambi. Quindi a Milano, dunque l'ultima volta che io ho visto di persona Marco Cappato era circa un anno fa e mi comunicò la lieta novella che aveva avuto una bambina che adesso ha un anno e mezzo. Un anno e mezzo, sì. Ti vedo. Infatti, nella cameretta. Mi sono rifugiato in camera sua con tanto di giochi. Non ho trovato la mela, ma diciamo che è qua dentro. Anch'io sono in ufficio, non ho la mela. Questa è la mela dell'Apple. Te la passo e tu la riprendi nel tuo jackpot. Esatto, perché in questo momento camera sua è l'unico luogo dove non si sentono né grida né abbaiare del cane, per cui mi sono rifugiato qui, sperando che non facciano irruzione. Il cane e la bambina vanno d'accordo. Intanto come si chiama? Vittoria e Luigi. Sono una coppia splendida. Moltissimo, anche una delle mie figlie si chiama Vittoria, quindi andiamo alla grande. Andiamo. Ci siamo. Moltissimo. Allora, cosa fai adesso di preciso, più o meno, dei tanti lavori che fai, qual è il tuo lavoro prevalente? Mi dicono che l'audio prevalente è un po' basso, magari se puoi avvicinare il tuo microfono o alzare un quello po' prevalente, quello prevalente, così va meglio? Sì, sì. Quello prevalente è il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, che poi ha anche dei progetti nuovi. Uno è internazionale, si chiama Science for Democracy, ed è un'associazione di diritto belga su come la scienza e il metodo scientifico possono aiutare la democrazia in tempi di coronavirus. Il tema è molto attuale. E poi un progetto che si chiama Humans, scritto Humans, movimento paneuropeo di iniziativa popolare, cioè come gli europei possono cambiare le cose attivando, diciamo così, la politica. In particolare, una battaglia in corso in questi giorni è stopglobalwarming.eu, la raccolta di firme di 1 milione di firme di cittadini dell'Unione Europea per tassare le emissioni di CO2 togliendo le tasse sul lavoro. Questo è quello che in questo momento mi sta impegnando di più, oltre ai miei processi, perché l'8 luglio sarò processato per un reato che in Italia è punito da 5 a 12 anni di carcere, che è l'aiuto al suicidio. Naturalmente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, adesso non entro troppo nel merito, c'è la possibilità che venga riconosciuto la legittimità dell'aiuto che ho fornito a questa persona, si stabilirà l'8 luglio al Tribunale di Massa.
questo è il solo processo che hai o ce ne hai detto i processi? No, perché uno è finito con la mia soluzione, era quello per aver aiutato DJ Fab o Fabiano Antoniani. Quest'altro processo è un po' più, diciamo, delicato, perché la persona non era attaccata a una macchina e quindi bisognerà stabilire se era comunque lecito l'aiuto da parte mia. Io, guarda, quando incontro Marco Cappato rimango sempre colpito e ammirato veramente del fatto che ci mette la propria vita, ci mette il proprio cuore, la propria testa nelle cose che fa. E quindi io di fronte a scelte di questo genere ho sempre il massimo rispetto. Poi magari le mie idee o le sue idee non sempre sono coerenti, cioè non sempre andiamo d'accordo, ma si può benissimo andare d'accordo senza essere d'accordo. Questo certo. Deve essere chiaro, perché... Soprattutto sempre l'esempio banale, stupido se vuoi, però dico, se Ombretta Colli e Giorgio Gaber sono stati insieme 40 anni, una era di Forza Italia, l'altra era di Sinistra Estrema, quindi però andavano perfettamente d'accordo e hanno avuto una famiglia che ha funzionato, quindi esatto. Anzi, bisogna cercare di andare d'accordo proprio quando non si è d'accordo, questo è il bello del... Ma Luca Coscioni, quindi tu hai conosciuto Luca Coscioni? Luca Coscioni, sì, lui è stato il fondatore dell'associazione Luca Coscioni e io ne ero segretario già quando c'era ancora Luca, cioè è stata un'associazione creata in vita, non in morte, che lui stesso volle. Al tempo era innanzitutto la battaglia per la libertà di ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali e poi si è esteso a tanti temi. Ci occupiamo, diciamo, fondamentalmente di due cose: libertà individuali dall'inizio alla fine della vita e scienza, metodo scientifico e libertà della ricerca scientifica. In particolare questa roba sul metodo scientifico e scienza come modo, l'hai detto prima, per cercare di sviluppare di più la coscienza civile e così via, in particolare qual è il punto di vista su questo? Beh, intanto la conoscenza, poi ci colleghiamo anche alla emergenza coronavirus, perché credo che tutti stiamo un po' imparando l'importanza di prendere delle decisioni basandoci sui dati, sui fatti. In Italia troppo spesso, ma è un problema delle democrazie occidentali sempre di più, non si riesce più a distinguere l'opinione, la voce, la fake news. Allora, per carità, la scienza non è assoluta, la verità scientifica non è mai assoluta, può sempre essere superata da sperimentazioni successive, però il metodo scientifico è esattamente quello che consente una verifica dei dati, delle verità che di volta in volta si raccontano. Ecco perché quello su cui puntiamo molto come associazione Luca Coscioni è l'idea che il processo decisionale pubblico, le leggi, il governo, il Parlamento debbano ascoltare di più, basarsi di più su quello che dice la scienza, non perché siano gli scienziati a decidere, perché poi alla fine, se noi dobbiamo aiutare o no con i soldi i ristoranti, i baristi oppure gli estetisti oppure eccetera, sono comunque decisioni politiche. Il rischio delle riaperture è una decisione politica, però non è un rischio che deve essere preso al buio, è un rischio che si deve basare sui fatti ed è esattamente quello che come associazione portiamo avanti, ma riguarda tanti temi, dai cambiamenti climatici alla genetica umana, all'intelligenza artificiale. Ma Luca, tu dentro Luca Coscioni sei ufficialmente il tesoriere, diciamo così. Tesoriere. Non sei, sì, il presidente. No, il segretario, che è la carica più importante, è Filomena Gallo, che è un'avvocata, che è quella che ha, diciamo, condotto le iniziative giudiziarie sulla fecondazione assistita in Italia e che è anche coordinatrice del collegio giuridico di difesa mia sui temi del fine vita. Poi ci sono tre copresidenti, uno è Michele De Luca, un grande scienziato che lavora a Reggio Emilia, che è quello che ha ricostruito la pelle di un bambino, i cosiddetti bambini farfalla, insomma è un grandissimo scienziato sulle cellule staminali. Poi c'è Marco Gentili, che è un giovane malato di SLA che comunica attraverso il computer,
non può più, non può parlare, comunica attraverso il sintetizzatore vocale, e poi Mina Welby, la vedova di Pier Giorgio Welby, che è una attivissima, nonostante l'età avanzata, ma veramente scatenata, Mina, noi la chiamiamo la Mina Vagante, sul tema in particolare dell'assistenza ai malati, oltre che del fine vita. Quindi te, oltre alle tue battaglie e quindi a occuparti della, virgolette, politica di queste associazioni di cui tu fai parte e di cui sei promotore, ti occupi anche di portare a casa in un qualche modo le risorse economiche, perché come tesoriere, Sì. virgolette, sei il fundraiser dell'associazione. Allora, devo dire un po' la scuola radicale. Io non sto più, diciamo, frequentando vita di partito, ma ho per più di un quarto di secolo vissuto assieme a Marco Pannella al Partito Radicale, e lì ho, credo, spero di aver imparato l'ossessione. Pannella E cioè ripeteva, l'ossessione qual è? l'ossessione. Pannella ripeteva a macchinetta, non c'è professione di fede senza l'obolo di uno scellino. Non so che citazione fosse, ma come dire. Emanuele, scrivila questa qui nella regia, non c'è professione di fede senza l'obolo dello scellino? Dello scellino, credo fosse, non lo so, un anglosassone che aveva detto questa cosa, ed era un modo per dire. Ecco, a Roma forse si direbbe le chiacchiere stanno a zero, cioè se ci si crede e se vogliamo portare un obiettivo avanti, allora ci devono essere i soldi, chi ci crede mette i soldi, li Questo dobbiamo anche sopra. 25 anni fa. Ma questo credo ben prima che arrivassi io al Partito Radicale, quindi immagino che Pannella questa cosa la dicesse conoscendolo dagli anni 60, perché. Ti faccio solo l'esempio: il database che il Partito Radicale aveva creato con dei programmatori, allora non c'erano le banche dati in commercio per gestire il rapporto con gli iscritti, quindi che era stato fatto appositamente dai nostri programmatori, si chiamava Tesoro, cioè il Tesoro. Il tesoro non erano i soldi, il tesoro erano le persone. E quindi noi abbiamo fatto queste campagne tipo: o si raggiungono 10.000 iscritti o il partito chiude. Questo nel 1985, mi pare, negli anni 80. Oppure nel 92 era: o si raggiungono 30.000 iscritti o il partito chiude. E ogni volta sono stati raggiunti, ed era l'attività di autofinanziamento. Con le persone, chiamate, telefonate, mailing, in modo veramente ossessivo. Quindi Ecco, Notre Bene si chiamava il tesoro, quindi aveva capito tesoro. che erano, il problema erano le galline e non le uova, sostanzialmente. Esatto. Allora, sperando di aver appreso qualcosa, quello che facciamo è cercare di dare la massima importanza proprio al rapporto con gli iscritti, sostenitori, finanziatori. Ma voi più o meno un budget complessivo dell'associazione quant'è? Allora, noi abbiamo raccolto, escluso il 5 per 1000, nel 2019 intorno ai 470.000 euro, diciamo così, dai finanziatori iscritti, prevalentemente dalle iscrizioni, sono 2.736 iscritti nel 2019 a una quota minima di 100 euro, quindi la quota si deve rinnovare ogni anno, quindi sono almeno 100 euro per 2.736 persone. Poi ci sono i contribuenti, quelli che contribuiscono senza iscriversi, magari alle singole campagne, e in totale sto guardando, ecco no, scusami, ho detto una cosa sbagliata, erano 400, sono in totale, unendo gli iscritti ai sostenitori, sono 600, oltre 600.000 euro di autofinanziamento puro, diciamo. Poi E c'è il tutto 5 questo voi per 1000. ve lo portate a casa con lettere personali, email, telefonate? Questo è un misto, adesso sto cercando Ma di all'incirca adesso non c'è bisogno del dato. E per avere allora, un'idea di come un'organizzazione
di advocacy, diciamo così, perché voi siete advocati, sì, a tutti gli effetti, advocacy come poche altre organizzazioni ci sono in Italia, che si occupa, forse Amnesty è l'altra grande advocacy, però insomma le advocacy sono veramente poche, e voi come vi state muovendo per raccogliere insomma 500.000 di euro, sì, che non è una cifra da poco, è una cifra da guardare. Ok, e completando, diciamo che per il 2020, cioè il 5 per 1000 già assegnato ma non ancora distribuito, è superiore ai 500.000 euro, quindi diciamo un 60% delle entrate da contributi di autofinanziamento e un 40% più o meno circa dal 5 per 1000. La modalità più significative sono insieme più o meno a pari merito il bonifico bancario e la carta di credito online. C'è anche quindi una, diciamo, tra 200, intorno ai 200.000 euro. Poi c'è anche comunque il conto corrente postale, ha una sua importanza. Invece la richiesta come avviene? Avviene poi al c'è telefono? Il telefonico. Ci sono coloro che fanno con le telefonate, intorno ai, fammi vedere, 50.000 euro, e la richiesta avviene con telefonate, email, lettere cartacee e con il bollettino postale dentro le spedizioni. Maria ti fa subito una domanda e dice: su cosa puntate di più, lasciti, donazioni generiche per la causa? Perché di fatto il vostro messaggio non è raccogliamo soldi per i malati, è tanto di più, del target dei vostri donatori. Se è cambiato nel tempo, come è cambiato? Allora, sui lasciti è una cosa recente che però è iniziata l'anno scorso, i primi lasciti significativi, quindi è una cosa nuova e in crescita, e forse il più grande cambiamento nell'ambito del nostro autofinanziamento. Noi siamo forse gli ultimi rimasti, non credo che ce ne siano molti in giro, a mantenere il tema delle iscrizioni che poi acquisiscono il diritto di soci e contribuiscono a eleggere le cariche. Quindi in questo l'associazione Luca Coscioni mantiene la struttura e le regole di un'organizzazione politica, pur non essendo un soggetto politico elettorale, sì, mantiene ancora quella impostazione, ed è un'impostazione che noi vogliamo mantenere proprio perché la ragione principale di adesione è un'adesione ideale sugli obiettivi, non è un servizio, una contropartita, né un servizio che noi forniamo a qualcuno. Cioè, appunto, noi non ci occupiamo di finanziare la ricerca scientifica, noi non ci occupiamo di finanziare le persone, le esigenze delle persone malate o delle persone con disabilità, noi ci occupiamo delle battaglie che possono essere legislative, giudiziarie, non violente, per i diritti e le libertà. Hai un gruppo di persone che sostiene, esatto. C'è un nostro amico che ha trovato la citazione, un Benedetto ha trovato la citazione in rete, te la mandiamo in diretta: fedele al principio liberale secondo il quale non c'è professione di fede senza l'obolo di uno scellino, quote trovate in rete. Quindi Pannella non aveva inventato la citazione, ma Benedetto di Blasi ce l'ha riportata, sì. Altrimenti non avrebbe detto scellino, quindi anch'io avevo questo dubbio. No, il motto dell'associazione Coscioni è: dal corpo del malato al cuore della politica. Cioè, il lavoro che noi facciamo è un po' a metà tra la politica e il no profit classico tradizionale. Cioè, è vero che non forniamo un servizio di assistenza alle persone, però forniamo quello che potremmo chiamare, magari con un neologismo, una sorta di servizio politico, cioè di servizio alle persone affinché possano direttamente, da protagonisti, attivarsi per fare rispettare le proprie libertà individuali. Perché questo è stato Luca Coscioni: lui era immobilizzato
nella sua casa a Orvieto e è diventato il leader con 50 premi Nobel che lo sostenevano sulla libertà di ricerca sulle cellule staminali. La stessa cosa per Giorgio Welby o il caso di DJ Fabo, cioè partendo da esigenze addirittura private e sconosciute di singole persone, l'associazione Coscioni interviene per intanto rendere note queste vicende, renderle conosciute, renderle eventualmente oggetto di iniziative giudiziarie, renderle eventualmente oggetto di proposte legislative e politiche. Questo è un po' il percorso che abbiamo fatto, per esempio, sulla fecondazione assistita, partendo dalle situazioni di persone sterili che non riuscivano a fare la fecondazione assistita in Italia a causa di una serie di divieti, siamo arrivati fino in Corte Costituzionale e quei divieti sono stati rimossi. E quindi anche l'autofinanziamento, per rispondere anche alla domanda come l'evoluzione di questo autofinanziamento, mentre prima era quasi esclusivamente, diciamo, rispetto all'iniziativa politica, anche perché ai tempi l'associazione era formalmente collegata all'area radicale, invece adesso è autonoma, Certo. oggi abbiamo sia quel tipo di adesione, sia una sorta di adesione più, diciamo, comune al mondo no profit di servizi che sono comunque servizi non di assistenza, ma che di fatto comunque si rivolgono all'aiuto, aiutando le persone. Nel frattempo ho trovato anche di Grande. marca. Non facciamo pubblicità, però. La Melinda. Ma da questo punto di vista, ho una domanda di tipo personale, ma hai fatto anche te certi digiuni prolungati per sostenere le tue battaglie o era solamente un compito di pannella? No, no, anzi, erano spesso anche molto collettivi, i cosiddetti satyagraha, prendendo il termine gandhiano che usiamo, che abbiamo usato. Il più lungo che ho fatto sono stati 18 giorni in occasione proprio della vicenda di Pier Giorgio Welby, quando chiedevamo una risposta per la richiesta di Welby di potersene andare, di poter morire senza soffrire, cosa che poi lui ottenne attraverso il medico Mario Riccio, che anche oggi è dirigente dell'associazione Luca Coscioni, e poi fu prosciolto Mario Riccio anche lì dall'accusa che in quel caso era di omicidio del consenziente. Perbacco, che battaglie, veramente, veramente storiche. Stavi dicendo prima un altro passaggio fondamentale, cioè il fatto che siete anche al servizio dei cittadini. Da questo punto di vista, tu sei uno dei primi che ha pensato di realizzare servizi per i cittadini, per le persone che hanno bisogno di informazione attraverso dei chatbot, cioè risposte semi-automatiche da un certo punto di vista. Come funziona la vicenda e come ti stai trovando? Allora, ci sono dei chatbot che rispondono su degli schemi chiusi, ce ne sono molti che girano anche sulla questione coronavirus, cioè l'utente è guidato attraverso delle domande e riceve delle risposte all'interno di uno schema. Quello che stiamo provando noi è una cosa un po' più difficile e forse anche più potenzialmente promettente per il futuro, cioè risposte a schema aperto. Intanto vi dico il sito internet. Il sito si chiama www.cheatbot.it, cheat nel senso di cittadino, cheatbot.it. Su quel sito voi potete trovare alcuni temi sui quali il chatbot fornisce delle risposte automatiche. In realtà, ovviamente, c'è dietro un grosso lavoro di FAQ, di Frequently Asked Question, di risposte a domande frequenti, che noi abbiamo preparato negli anni su singoli temi. In realtà, il tema da cui è partita l'idea di Chitbot è proprio quello del testamento biologico, sul quale noi abbiamo fornito, a proposito di la via di mezzo tra i servizi e la politica. Abbiamo fatto la battaglia politica per la legge sul testamento biologico, ma al tempo stesso fornivamo, come altre organizzazioni, i moduli per
per poter fare il testamento biologico, sia prima della legge perché non era proibito, sia dopo la legge perché aveva valore vincolante. A un certo punto, quando è stata approvata la legge, ci siamo trovati travolti da richieste, tutte uguali. Come faccio? Quanto costa? Devo andare in comune? Devo essere. Erano veramente. E noi non abbiamo una struttura di back office, Quindi non so, supportava, adeguato, penso a tempistiche. altro consumo, grandi strutture che possono avere decine di telefonatori o call center, eccetera. Abbiamo e soprattutto non è quello il nostro obiettivo vero, perché per noi è importante poter seguire una persona quando c'è un problema. Per esempio, quando il comune si rifiuta di far fare il testamento biologico, oppure quando la persona non può uscire di casa e magari non c'è nessuno che li aiuta. Cioè, abbiamo bisogno di concentrarci su quello, non su Sì, stare tutto il chiaro, giorno chiaro, lì a chiaro. rispondere. Quindi abbiamo caricato queste domande e risposte, le nostre FAQ del sito, perché poi nessuno va a vedere, cioè nessuno, sono pochi quelli che hanno il La tempo, la pazienza di competenza, la andarci a capacità vedere il di FAQ. andare a vedere, no? Allora abbiamo caricato queste domande e risposte su questo chatbot, e abbiamo cominciato a allenarlo perché l'intelligenza artificiale nella modalità machine learning impara dai propri errori. Il sistema di fondo è un sistema Google, e quindi, una volta allenato, l'abbiamo mandato online e abbiamo cominciato a dire per le domande standard, chiedete qui. In effetti, dopo qualche mese, ha acquisito qualche mese e molte migliaia di domande, un buon livello di affidabilità. Se voi adesso lo provate, ci sono dei temi come il testamento biologico o anche come l'aborto, dove dà delle Penso anche sul risposte. coronavirus avete fatto qualcosa, no? Ci arrivo subito, dove dà delle risposte già affidabili perché c'è molta storia, ci sono altri temi dove è più insoddisfacente, diciamo così. E questa è esattamente una delle cose che abbiamo fatto allo scoppiare del coronavirus, cioè ci siamo detti, noi non facciamo, non forniamo assistenza nelle terapie intensive, non possiamo dare questa forma di aiuto che è quello oggi sicuramente più di emergenza. È più importante. Non siamo noi che finanziamo un vaccino, no? Come Bill Gates o queste realtà. Quello che possiamo fare noi è contribuire a un bene che comunque è molto prezioso per i cittadini, il bene dell'informazione. Quindi abbiamo caricato su Chatbot tutte le FAQ relative al funzionamento del virus e alle misure precauzionali e anche alle misure poi diciamo, di sicurezza del governo. All'inizio, devo dire, è andata molto bene, poi il fatto che i decreti cambiassero ogni settimana le regole, poi ogni regione avesse le sue, ogni comune avesse le sue, diciamo che a quel punto poi le informazioni di base sul coronavirus la gente ormai l'aveva avuta e quindi adesso è meno significativo. Però all'inizio è stato molto utile. Proprio Quindi per. tu dici più domande si fanno e più la macchina impara, non è come le FAQ che tutto sommato deve essere sempre un operatore a cambiarle, ma Allora, più. no. Comunque la grandissima parte del lavoro è un lavoro umano, perché è vero che il sistema impara a riconoscere le domande per fornire la risposta preimpostata, ma c'è un enorme lavoro umano nella correzione degli errori, perché il sistema impara, perché c'è qualcuno che gli spiega, no, guarda, qui hai risposto male, oppure perché rendendoci conto che cambiano le domande, ci sono delle risposte che non sono particolarmente accurate, interviene l'associazione, gli esperti che abbiamo coinvolto. E corregge le risposte. Una cosa che volevo sottolineare però nella natura di Chatbot, e mi permetto anche di proporlo a esperti e persone che lavorano con il fundraising, questo è un sistema che può essere caricato su qualsiasi sito, indipendentemente dall'associazione Luca Coscioni, anche soltanto su un tema. Per esempio, noi abbiamo fatto una collaborazione con l'organizzazione Donne in Rete contro la violenza, dire, ok?
Le domande e le risposte sono loro che le hanno create, preparate. È un tema sul quale l'associazione Coscioni non ha una competenza specifica e le hanno caricate sul loro sito, in modo che l'utente possa autonomamente sul loro sito, non sul sito dell'associazione Coscioni, fare delle domande e avere delle risposte. Cioè, questo sistema che è stato creato da noi, ma è nato non per essere un sistema proprietario, cioè devi venire dall'associazione Luca Coscioni per Chiarissimo, avere chiarissimo. risposte, ma per un sistema dove sui diritti dei detenuti, sulle cure palliative, sull'immigrazione, sulla disabilità, qualsiasi organizzazione può partecipare al progetto, caricare quello specifico tema che gli interessa sul proprio sito. E in questo modo si crea una sorta di network, di rete di organizzazioni che condividono la propria esperienza e il proprio sapere. E questo serve, come dicevo prima, per togliersi il carico delle risposte standard e poter concentrare le proprie energie su quelle domande che invece impongono e necessitano una iniziativa da parte della organizzazione. Bello, 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 guarda, veramente. Ma iniziamo già ad andare verso il futuro in questo modo qui. Iniziamo già a pensare che la parte di personalizzazione è quella su cui dobbiamo spendere molto, molto tempo. La parte di standardizzazione è quella su cui possibilmente facciamo fare le Oh, macchine. no, non solo, secondo me c'è una grande questione qui per tutto il mondo no profit, una questione più politica. Cioè, oggi l'intelligenza artificiale è riconosciuta come la tecnologia che sconvolge il mondo, già oggi lo è, con le informazioni, i social, e lo sarà sempre di più nel mondo del lavoro. Gli investimenti sull'intelligenza artificiale sono quasi totalmente appannaggio delle grandi aziende della rete a livello mondiale, soprattutto americane e cinesi, e degli stati nazionali che utilizzano l'intelligenza artificiale per monitorare, controllare, a volte anche censurare i cittadini. In Cina c'è anche un connubio tra grandi aziende e Stato in questa azione di controllo. Quello che veramente manca è un investimento pubblico significativo sull'intelligenza artificiale al servizio del cittadino, non per consentire di vendere meglio al cittadino o di controllare il cittadino, ma dove è il cittadino che usa l'intelligenza artificiale per semmai controllare le aziende, controllare l'amministrazione pubblica, rafforzare i propri diritti. Penso che l'Europa e l'Italia con l'Europa avrebbe la grande occasione di investire proprio su questo, perché la partita tecnologica è una partita che quella pura dei data scientist è una partita che non vinceremo perché i colossi sono altrove. La partita che possiamo vincere è quella del capitale umano, delle risorse umane nel valorizzare un'intelligenza artificiale capace, per esempio, di fare tesoro di tutta l'esperienza del mondo no profit. Noi abbiamo creato questo prototipo è a disposizione di tutti, quindi contattatemi se siete interessati con la vostra organizzazione a caricare un tema o anche un tema nuovo, non necessariamente i temi che già esistono, il Bello, tema bello, che bello. interessa a voi. E credo che poi se lo facesse anche l'amministrazione pubblica, magari usando gli open data della pubblica amministrazione, il progetto potrebbe anche un altro progetto potrebbe decollare ancora di più. Dunque, noi abbiamo la regola che duriamo mezz'ora e non vogliamo dobbiamo andare a sforare, andare oltre la mezz'ora, però stare qui almeno un'altra mezz'ora. Guarda, Isabella si dice bravo, poi c'è, devo fare un saluto assolutamente, Massimo Coencagli, esatto, vedi anche Emanuele pensava la stessa cosa, Massimo ti saluta, Massimo è ospite domani, quindi Massimo sta domani sarà lavorando con noi. Lo ospite Massimo Coencagli, avremo... Vi saluto, conoscete, lo mi sembra di ringrazio. Massimo sta lavorando con noi, anzi noi stiamo lavorando con Massimo, nel senso che stiamo cercando di seguire, siamo un po' disciplinati, ma facciamo il possibile, le indicazioni, i suggerimenti che ci arrivano da lui, quindi sarà molto interessante ascoltarlo. Dico semplicemente, non ne abbiamo troppo parlato. In tempo di coronavirus, anche noi abbiamo
subito una flessione dell'autofinanziamento, credo che sia abbastanza comune, l'ho calcolata attorno al 16% dei contributi, quelli puri, diciamo, dei finanziatori di questi mesi. E la nostra strategia è stata quella anche di chiedere di meno da un certo punto di vista, cioè abbiamo raccolto di meno anche perché abbiamo chiesto un po' meno, ci siamo per 2 mesi e mezzo focalizzati su appuntamenti di informazione, di comunicazione, quindi ospitando scienziati, medici, anche amministratori pubblici, per cercare, non potendo fornire un'assistenza appunto sui servizi sanitari, di fornirla sulla conoscenza e sul diritto alla conoscenza. Certo. Penso che questa strategia, ecco, magari è presto per dire ha funzionato, però ci ha consentito di mantenere un contatto forte con la nostra rete, nonostante le grandi difficoltà che stiamo tutti passando. Io personalmente lo capisco perfettamente perché l'associazione Festival del Fundraising alla fine fa esattamente lo stesso mestiere su un ambito diverso, però a fornire conoscenze, informazioni e avere ospiti, ad esempio Marco, domani Massimo, per raccontarci cose. Noi non facciamo servizi a cause o particolari, ma facciamo servizi di conoscenza a questa comunità. E Quindi un l'altra po'. cosa che abbiamo avviato proprio, abbiamo tra virgolette approfittato della crisi per avviare, è una cosa che non avevamo mai provato prima e spero che con i suggerimenti di Massimo riusciremo a rafforzarla, a parte episodi sporadici, la questione delle aziende. Abbiamo notato che le aziende rispetto a prima sono più disponibili a mettersi dentro anche discorsi, diciamo, più impegnativi, politici nel senso buono della parola, sentono di più la loro responsabilità nei confronti della società e non abbiamo ancora grandi risultati da mettere sul tavolo, però a proposito delle cose che cambiano, uno dei tentativi nuovi che stiamo facendo con Elena Rampello in particolare è proprio quello del mondo delle aziende. Parleremo anche di questo. Ti lascio l'estate libera, ma quando è settembre ci vieni a ritrovare. Assolutamente sì. Ti salutiamo tanto, saluta la tua compagna che non conosco, Vittoria, soprattutto di 1 anno e mezzo. Quindi ecco la mela, mi ripassi la mela e io me la Ti riprendo. passo la Oggi mela. mi devo pigliare un prodotto della Apple, non una mela perché non ce l'ho qua in ufficio. Domani la Sono mela la arrivato più diamo a organizzato Massimo di qua in te. Cagli a mezzogiorno. Grazie di tutto, Ciao. alla prossima. Ciao Ciao, ciao. grazie. Ciao ciao.